Ciao, sono Massimo Varini e in questo video ti parlerò della Eco 3018 Cutaway EQ Natural. La chitarra ha fasce e fondo in mogano, mentre il top è un solid top. Cosa significa solid top? Che è legno massello ed è abete, o come si trova scritto in inglese, spruce. L'indicazione ST o solid top è molto importante. Come ti ho appena detto, indica che il top è in legno massello, ma voglio spiegarti un paio di cose. Nelle chitarre abbastanza economiche, comunque parliamo sotto i 2000 euro, si specifica sempre quali parti sono in legno massello e quali non lo sono. Cioè, se in una chitarra economica si trova scritto chitarra in mogano, è sottointeso che sia tutta in laminato, non si specifica che è in laminato, non si scrive semplicemente nulla, così diciamo che tutte le grandi case fanno. E si specifica quali sono le parti in legno massello, quindi in solido. Quindi solid top significa che il top è solido ed è sottinteso che fascia e fondo siano in laminato. All solid significa che tutta la chitarra è solida e quindi è in massello. Ovviamente ci si riferisce a fasce, fondo e top. Ok? Altre chitarre invece c'è scritto back and top solid. Calcola che in inglese back and sides è scritto con la B e commerciale S, back and sides, quindi back and top solid significa che soltanto le fasce sono in laminato, ma non significa che la chitarra in laminato non è quello che si dice una volta il compensato, il multistrato, no, ci sono chitarre costosissime tipo le archtop che sono fatte in laminato, ha soltanto delle caratteristiche diverse. Certo che trovare un ottimo legno massello è tutta un'altra cosa. Va bene, chiudiamo questa parentesi. Quindi, come ti ho appena detto, quando la chitarra la vedevi così, questa chitarra fascia e fondo sono in mogano e il top in legno massello. Il manico è in mogano, la tastiera è in palissandro, così come è in palissandro il ponte. I binding sono avorio e in questo caso non sono arrotondati per scelta, come nella serie NXT o Next, nella serie mia, e nella serie Duo. Ok? Come vedi, la tastiera, peraltro, è pulita, non ha i dot. Abbiamo visto i dot nella serie NXT, Next e Duo, perché sono chitarre più pensate magari per chi inizia, perché essendo le chitarre proprio di primo prezzo, se non primo prezzo, insomma molto economiche, si tende ancora a guardare sulla tastiera. Bene, quando uno ha imparato a suonare, di norma non guarda più la tastiera, anche perché non avrebbe senso tenere la chitarra sdraiata, e si guardano soltanto i dot, ovviamente, che qui sono sul binding. Ok, abbiamo poi le meccaniche che sono tutte in metallo presso fuso con marchiato eco, e il ponte è quello solito che usiamo in tutte le chitarre acustiche eco che abbiano corde in metallo. Due parole poi riguardo il sistema di amplificazione, che è l'Eco GO3, che ha al suo interno l'accordatore. Noi lo andiamo ad attivare, si accende il display e possiamo accordare in modo cromatico scegliendo le note, regolare il pitch, e quando lo attiviamo ovviamente mette la chitarra in mute. Dopodiché quando lo disattiviamo fa un fade in sul volume. Te lo faccio sentire. Ecco che è tornato. Quando noi lo spegniamo è istantaneo. Ok, abbiamo poi bassi, medi e acuti e il pulsante per l'inversione di fase per controllare e gestire il feedback dal vivo. Poi ovviamente il controllo di volume. Molto comodo il vano di accesso alla pila che è qui e ovviamente insieme all'uscita jack. La verniciatura è a poro aperto, open pore. Sulla paletta c'è un foglio di mogano dello stesso colore delle fasce. Ora ti farò ascoltare un po' di esempi musicali. Calcola questa cosa. Ho usato in tutti i video di presentazione di quest'Eco gli stessi esempi musicali, in modo che tu possa paragonare sugli stessi esempi musicali le diverse chitarre del catalogo Eco. Ciao.